rapisce il figlio di 4 anni e si barrica per tutta la notte nella sua casa di Roncadelle, in provincia di Brescia. L'uomo, un 35enne, si è reso questa mattina ai carabinieri e ha consegnato il piccolo. È cominciato tutto ieri pomeriggio, quando il 35enne, separato dalla moglie, si è rifiutato di restituire il figlio ad un assistente sociale al termine di una visita programmata in un parco vicino casa. A quel punto, l'uomo ha estratto una pistola scacciacani modificata per sparare a proiettili veri, è scappato e si è asserragliato nel suo appartamento. Una notte intera di trattative e poi questa mattina la svolta. Sono circa le 10:30, adesso l'uomo si è arreso e il bambino sta per uscire. Dopo che il bambino viene liberato dai carabinieri, esce anche il padre e le forze dell'ordine liberano la strada. Questo è l'appartamento dove l'uomo, il 35enne, si è barricato per 15 ore circa insieme al figlio. I dirimpettai ne parlano come di un uomo schivo che negli ultimi tempi vedevano sempre da solo. Lei, l'uomo che ha rapito il figlio, lo conosceva? Vicinato, sì, basta. Un semplicissimo uomo normale, buongiorno, cioè una persona normale. Riservata? Sì, sì. È un po' che non vedevo più lei e lui e il bambino. Cioè lei vedeva sempre la mamma con il bambino? Sempre lui sul balcone. Vedeva sempre solo lui col bambino? Perché no, la mamma... No, senza bambino, lui da solo. Ah, lui da solo, senza bambino.